Buongiorno a tutti e benvenuti al regionale TG del Friuli Venezia Giulia, di Radio Giro d'Est e Radio 1 Sabra Radio. Andiamo subito a vedere le notizie molto molto interessanti, il valore dei TV della nostra regione Friuli Venezia Giulia. Soprattutto una che è nata anche sui telegiornali delle TV nazionali e nel web. Esercito abusivo nella professione. Sequestrato uno studio dentistico, due nei guai. Altra notizia delle imprese contro la Crilli, la Stroili, Illy e Cimolai, ecco le aziende sicure dove trovare lavoro. A Udine si scontrano due auto, una si rovescia, ferito un conducente, questa ve la dico dopo un po' più sintetizzata e dettagliata. In asilo senza vaccino, mamma tenta di entrare con la figlia. Altri 10 bambini esclusi in Friuli Venezia Giulia. A Gonarzo è successo stamattina. Cade un fulmine ferito alla mano per un vetro finito in frantumi. Wow! A Cervignano la bombola del gas esplode in un appartamento. Ben 3 i feriti, che c'è anche un bambino. E la madre è in... nell'ospedale di Padova del reparto grandi ustioni per un'esplosione di una bombola di gas che veramente, se vedete le immagini nei vari anche nel web, la terrazza non c'è più. La storia, gli avevano detto sei inoperabile, ti restano 3 mesi di vita, ma a Udine lo hanno salvato. Veleni nei campi, così muoiono le api agli agricoltori. Tenete alta la guardia sui rischi dei pesticidi. Andiamo a vedere altre notizie, in particolare quella sulla sanità. Copetti è il nuovo primario del pronto soccorso di Latisana. Thailandia, dalla Thailandia, Iacuzzi è arrivato in Italia ed è stato accolto dall'ospedale di Udine. Il caso, la regione vieta i social in ufficio. I dipendenti insorgono e la giunta ci ripensa. A Maiano, un migliaio in piazza per le campane e per Don Emanuel. Fallito il boicottaggio. Dal Massons, cade con la moto da cross, ferito un ragazzo. Altra notizia, Cividale, sorpresi i ladri in casa e viene preso a sassate. Altre notizie, in particolare della storia. Marco e Massimo maghi del ferro battuto, ereditato passione e segreti del mestiere. La Massive truffa, così si giustifica Gaiato via email, mi sono fidato di traditori. Altre notizie ancora, report sulla crescita, situazione economica delle famiglie, i friulani sono quelli più pessimisti. È successo ancora il caso, ubriaco va contro mano in Montebana, è stato preso. Andiamo a vedere invece la notizia dell'economia, l'edilizia. Il 15 marzo si ferma il comparto. La CGIL, CIS e UIL del Friuli Venezia Giulia dicono ripresa troppo lenta, il governo reagisca. Andiamo a vedere invece le notizie più approfondite. Quelle un po' già lette, andiamo subito a vederle. Lo scontro è successo dell'incidente in via Belduzzis. In auto si cappotta. L'incidente si è verificato verso le ore 13 di oggi, l'intersezione con via Lumignacco e con Ars, prima del sottopassaggio della ferrovia. Andiamo a vedere invece, come dicevamo, della esplosione a Cervignano, danni e ferite una palazzina. L'episodio è successo proprio alle 7 del mattino, infatti è stata coinvolta proprio una famiglia con un bambino di 6 anni. Andiamo invece a vedere la situazione della salute. Non si fanno visite e non conoscono le malattie. Gli adolescenti, quelli che devono crescere, friulane, snobbano i disturbi ginecologici. Infatti, da un'analisi condotta dall'associazione Endometriosi del Friuli Venezia Giulia, è emerso che la maggioranza delle ragazze friulane non hanno mai fatto una visita
una visita ginecologa. Mamma mia, che mal mal informati. C'è anche il web che lo aiuta, non so. Andiamo a vedere sullo spazio fuori della SERT. Arrestati due uomini, trovati in possesso di assist, eroina, un bastone e un coltello. I due criminali finiscono nei guai per aver spacciato nei pressi di un luogo di cura. Andiamo invece a vedere altre notizie. È successo una cosa sbalorditiva. Incidente stradale. Un SUV distrugge ben 4 auto nella notte. L'incidente si è verificato in via del Gelso, cioè in centro a Udine. E invece andiamo a vedere altro. Un altro incidente stradale. Scontro tra scooter e auto. Due feriti in ospedale. L'incidente si è verificato all'altezza dell'incrocio di via Lupieri. Andiamo a vedere la situazione del meteo regionale del Friuli Venezia Giulia, che è molto interessante, perché oggi posso dire la verità, c'è stato una presenza di maltempo nella nostra regione, soprattutto nella parte dalle Prealpi andando a est e dopo andando verso la costa, con un temporale o un rovescio un po' fortino, ma a quanto pare ha piovuto. Adesso in questo momento sta piovendo nella parte della costa del Friuli Venezia Giulia. Andiamo a vedere la situazione generale. Un veloce fronte freddo dal nord-ovest interesserà la regione nella giornata di lunedì di oggi. In seguito affluiranno correnti sostenute più fredde e secche da nord. Andiamo a vedere il tempo per domani. Sarà un tempo decisamente fresco, cioè martedì 12 marzo, domani, al mattino sarà un cielo sereno sulla costa e alle Prealpi, con locali gelate anche in natura, in pianura. Variabile invece sulle creste di confine, dove nella notte potrebbe ancora fare qualche breve nevicata in quota. Venti moderati da nord, cioè aria fredda nella nostra regione. In serata probabile aumento dell'umidità alta, cioè nella parte delle Prealpi e Alpi. Andiamo a vedere le temperature, saranno minime da meno 1 a più 3 gradi, le massime da 12 a 15 gradi. In costa minime da 3 a 6 gradi, le massime da 9 a 12 gradi. Millimetri 1 grado solo, 2 millimetri meno 7 gradi, la media. Vediamo il tempo per mercoledì 13 marzo. Ci sarà un peggioramento, cioè al mattino cielo da poco nuvoloso, poi aumento dell'umidità e al tardo pomeriggio possibili locali precipitazioni deboli o moderate, più probabili a est. Sui monti neve debole, oltre i 600 metri circa, dalla sera e di notte foschie o nebbie in pianura. Le temperature in pianura si preveranno minime da 1 a 4 gradi, le massime da 12 a 14 gradi. In costa invece minime da 4 a 7 gradi, le massime da 10 a 12 gradi. I millimetri 1 grado solo, 2 metri meno 6 gradi la media. Vediamo il tempo per giovedì. Attendete di giovedì 14 marzo. Si prenderà un miglioramento. Al mattino cielo in genere sereno o poco nuvoloso, con possibili locali gelate notturne anche in pianura. In giornata aumento della nuvolosità a partire dalla Carnia e dalla sera. In montagna sarà probabile qualche debole nevicata, oltre gli 800-1000 metri circa. Le temperature in pianura si prevedono da meno 1 a più 3 gradi, le massime a 12 a 14 gradi. In costa minima 3 a 6 gradi, le massime 10 a 13 gradi. I millimetri 2 gradi, 2 metri meno 4 gradi la media. E infine venerdì, presente di venerdì 15 marzo, nella notte possibili debole precipitazioni in montagna. Dalla mattina cielo variabile in montagna, poco nuvoloso su pianura e costa, zero termico oltre i 2000 metri circa. Le temperature in pianura si preveranno minime da 5 a 7 gradi, le massime a 13 a 15 gradi. In costa minime da 7 a 10 gradi, le massime da 10 a 13 gradi. I millimetri 3 gradi, 2000 metri 0 gradi la media. Come abbiamo ben sentito, sarà un peggioramento, miglioramento, peggioramento, miglioramento di questi 3-4 giorni che vi ho letto. Come oggi, infatti, il tempo è molto
nuvoloso. Invece domani bel tempo, mercoledì brutto tempo, giovedì bel tempo, venerdì dovrebbe continuare tranne nelle Prealpi e altri. Quindi questo fronte non finirà di dare questi cambiamenti di tempo. Si prevederà sempre un strano peggioramento sempre dall'aria che porterà le nuvole da entrambe le parti dell'Italia e non solo. Infatti, se andiamo a vedere in questo momento, la situazione nel nord è metà pioggia, metà buono, invece nella parte centrale d'Italia metà metà, nella parte del sud peggio. Bene, da dove giureste, R1 e Sky Radio, vi ringrazio per l'ascolto, a fra poco per TG Sport diviso in due parti. Da Marco è tutto, mandi mandi.